Noi discografici. Manuela continuò estasiata. Mi sono mai sbagliata io. È nata una star. Noi discografici attendevamo una star e la star è arrivata. Ma chi? Gaudenzi? Sì, proprio lui, che mischia musica e rime per raccontare una storia, di mala o di amore. Proprio Gaudenzi. È stato creato dai fan. I suoi concerti sono prodigi. Io sorrisi. Per me Gaudenzi ha più l'aria di un agnellino nato anzitempo che di un rapper. Sarà un grande evento. Quando lui uscirà dalla prigione si esibirà a Milano, sentenziò Emanuela. Posso essere d'accordo con te, dissi, che Gaudenzi avrà successo, ma non perché obiettivamente lo meriti. Che significa, disse Manuela parsimoniosa nella sua domanda che voleva essere offensiva per me, che non credevo nel suo Gaudenzi. Significa che se per karma Gaudenzi deve fare l'esperienza del successo, lo avrà, a prescindere dal suo effettivo talento. Lo avrà perché è stato pompato dai media, perché si è fatto imprigionare in un paese islamico. Lo avrà perché ha un nome importante, ma questo non significa che abbia un talento obiettivo. Che magari altri hanno molto più di lui, ma non raggiungeranno mai il successo perché non è previsto dal loro karma. Ah, vabbè, disse Manuela guardandomi con sufficienza.